Sprint di fine anno per il Consiglio regionale che nei prossimi giorni sarà impegnato nell'approvazione del nuovo bilancio, una vigilia carica di tensione con molte polemiche politiche, il dibattito e il voto ci saranno nella non stop dei lavori che cominciano martedì in aula. In queste settimane si è discusso molto, soprattutto dei possibili tagli al sociale. Rispetto alla prima bozza però qualcosa è cambiato e la maggioranza ritrova l'unità e l'accordo con la Giunta. La discussione si inserisce nel mezzo della quarta ondata della pandemia, anche qui in Toscana. Nell'ultima settimana c'è stata una vera impennata, la situazione diventa più preoccupante, gli stessi problemi di bilancio derivano soprattutto dalle spese in più sostenute per il sistema sanitario. Subito dopo le feste il Consiglio si riunirà per scegliere i delegati regionali, saranno 3 per l'elezione del Presidente della Repubblica. L'ultima volta nel 2015 i nostri delegati furono Enrico Rossi, Lucia De Roberti, Stefania Fuscanni. Quali criteri verranno utilizzati adesso? A pochi giorni da Natale ci sono ancora molte iniziative che trovano la loro vetrina qui a Palazzo del Pegaso, coinvolgono tante città diverse, piccole e grandi, e si rivolgono anche ai giovani. Chiuse anche con l'avatar divina le celebrazioni regionali dell'anno di Dante. La manovra di bilancio è contenuta in un documento che i gruppi hanno ricevuto intorno al 10 dicembre. Antonio Mazzeo, presidente dell'Assemblea, ne aveva parlato subito a caldo nella nostra trasmissione Il mio consiglio. Noi il bilancio lo approveremo entro l'anno. Faremo in modo di non perdere neanche un secondo per garantire la salute di ogni cittadina e di ogni cittadino, per lavorare perché i servizi minimi vengano garantiti e si possano costruire le condizioni per guardare con speranza e ottimismo al futuro. Lo faremo pensando che la Toscana è fatta di territori differenti e in cui bisogna ridurre le distanze che ci sono tra questi territori. Lo faremo ponendo al centro la salute dei cittadini, la scuola, il diritto allo studio, facendo in modo che chi è più in difficoltà venga sostenuto. La lettura del documento di bilancio però scatena subito grandi polemiche, soprattutto da parte dell'opposizione. Anche il PD però aveva manifestato disappunto per i tagli annunciati alla disabilità e per le risorse da destinare alle aziende in maggiore difficoltà dopo il Covid. Suscitavano perplessità anche le scelte su cultura e memoria. Allora il presidente Gianni negli ultimi giorni ha corretto un po' il tiro e ha fatto capire che non ci saranno tagli nel sociale, almeno non quelli che temevano gli stessi consiglieri di maggioranza. La nostra carrellata di opinioni comincia proprio dal presidente del gruppo del Partito Democratico, a detta di molti osservatori, il ricucitore del possibile strappo tra Giunta e Consiglio. Ma intanto dobbiamo dire che si tratta di una manovra che in termini di investimenti e in termini di esigenze della Toscana affronta i principali temi. Una manovra che troverà il suo completamento con l'arrivo delle risorse europee che affluiranno durante l'anno, sia dal PNRR sia dal punto di vista della programmazione ordinaria. È un bilancio che stiamo cercando di migliorare in accordo con il Presidente sul versante delle politiche sociali e anche per quanto riguarda una risposta all'economia e alla sua ripartenza. C'è una proposta che noi abbiamo rivolto di riduzione dell'IRAP per quanto riguarda le aziende nuove che si insedieranno nelle aree di crisi, perché noi, oltre a curare bene la pandemia come sta avvenendo e come dovrà avvenire, vogliamo curare anche l'economia e favorire la ripartenza della Toscana. Le opposizioni però non ci stanno, lamentano il ritardo nell'invio del documento, chiedono conto del disavanzo nella sanità, contestano molte scelte annunciate dal Presidente. Intanto ci sono due considerazioni da fare. La prima è la modalità con cui la Giunta si rapporta al Consiglio, che è vergognosa. Questo bilancio ci è arrivato tardissimo e c'è in ballo questo maxi emendamento di cui si sente tanto parlare e che stiamo aspettando che arrivi. Quindi io credo che la Giunta intanto debba mettersi un attimo nei panni dei consiglieri, e il presidente Gianni, che consigliere lo è stato, mi stupisce più di tutti, perché effettivamente ha rispetto zero per chi è qui e cerca di dare il proprio contributo. Cos'è che non mi convince soprattutto però? I tagli al sociale ai disabili, cioè quelli per noi gridano vendetta, siamo pronti a dare battaglia. È assurdo
che ci siano ancora delle persone, delle famiglie che hanno richiesto il contributo che gli dovrebbe essere dovuto e l'hanno chiesto mesi fa e ancora non gli è arrivato. Aspettavano questa manovra di bilancio, stiamo preparando degli emendamenti soprattutto su questa tematica e speriamo che, insomma, di riuscire ad aiutare queste famiglie che secondo noi devono avere la priorità anche su tante altre voci di bilancio che in realtà possono anche attendere. Il commento del capogruppo di Fratelli d'Italia lo registriamo dopo l'intervento del presidente Giani in commissione ed è un commento molto duro. Un bilancio all'insegna dei tagli e delle opere rinviate agli anni a venire. Il presidente Giani, che dopo un anno di insediamento, finalmente si è degnato per la prima volta di venire a confrontarsi con la commissione bilancio, lui assessore regionale al bilancio, non ci dimentichiamo, ha parlato di non di tagli, ma di meno risorse attribuite a certi assessori che l'anno scorso non sarebbero stati in grado di spendere le risorse stanziate. Ha parlato di incapacità di spesa. Ma, caro presidente, non è che se l'anno scorso gli assessori non sono stati in grado di spendere i fondi destinati al sociale, alle infrastrutture, alla scuola, ai trasporti, quest'anno tu devi tagliare le risorse. Se gli assessori non sono in grado di spendere le risorse stanziate per questi settori fondamentali della vita toscana, l'unica cosa da tagliare erano gli assessori, non certo i fondi. Anche l'altra opposizione, quella del Movimento 5 Stelle, ha tanto da ridire sul bilancio. Il bilancio è stato presentato non soltanto nelle commissioni, ma alla maggioranza stessa con un ritardo incredibile e con all'interno quello che lo si voglia definire come vuole, ma è un buco di fatto e di una cifra veramente, veramente alta. E di fatto le soluzioni non si prospettano. L'unica che ha prospettato il presidente Giani all'interno della presentazione della prima commissione è quella di diciamo, tagliare qua e là negli assessorati dei fondi, dicendogli che poi saranno reintegrati quando arriveranno i fondi europei. Ecco, io credo che questa soluzione, questa idea che ha proposto sia incredibile, perché dovrebbe sapere che i servizi non possono essere certo erogati soltanto quando arrivano i soldi. Anche il concetto di bilancio in itinere lascia molto perplessi. Cosa significa? Che viviamo giorno per giorno, quindi, che gestiamo, organizziamo spese, servizi di giorno in giorno, i tagli poi che ci sono stati, ad esempio, ai progetti per le disabilità, vita indipendente, sono inaccettabili. Nessuno spazio dunque in Toscana per un riavvicinamento tra 5 Stelle e PD? La domanda è interessante per capire come vanno davvero da noi i rapporti tra due partiti che a Roma potrebbero costituire un nuovo asse. Sicuramente troveremo molti punti in comune, però il problema principale è la gestione che è stata fatta dal presidente, che tra l'altro, mi preme anche dire, ha accusato gli assessori di una cattiva capacità di spesa. Ecco, mi sorprende un po' anche questa incapacità del presidente di assumersi anche la responsabilità, considerando anche il fatto che si è tenuto le deleghe al bilancio invece di individuare uno specifico assessore. L'altro gruppo di maggioranza, quello di Italia Viva, tiene a sottolineare un aspetto in particolare, esprimendo nel complesso un giudizio positivo almeno su come si sta indirizzando il dibattito a poche ore ormai dalla seduta decisiva. Un bilancio della Regione Toscana per il 2022 che va nella direzione giusta, quello di non aumentare le tasse, quindi scongiurato l'aumento dell'addizionale IRPEF, scongiurato l'aumento del bollo delle auto, era una richiesta che Italia Viva aveva fatto con forza, ha ottenuto. Quindi la discussione sul bilancio è incanalata sul binario giusto, quello che tutela il sociale, tutela gli investimenti, risorse per i comuni, imprese e cittadini, ma che non tocca le tasche dei toscani. Non era scontato, c'era da ripianare le spese straordinarie per il Covid, c'era da chiedere un impegno forte al governo rispetto al rimborso delle spese sostenute per la pandemia, da coprire le assunzioni del personale. In queste ore stiamo riuscendo a fare tutto questo senza chiedere nessuno sforzo ai cittadini. Questa è la notizia più bella che arriva in queste ore, dove la discussione del bilancio sta entrando nel vivo. Rinvia una valutazione al momento della discussione in aula il capogruppo di Forza Italia Marco Stella, che negli ultimi tempi, anche nei nostri telegiornali e in Regionando, non ha mai risparmiato critiche sulle scelte della giunta, soprattutto sulla sanità. In consiglio arriveranno anche altri atti delle commissioni. Certo, la discussione sul bilancio avrà grande spazio, ma sono pronti altri provvedimenti. Proprio le commissioni hanno passato in esame in questi giorni
gli atti formali del bilancio. Per quanto di propria competenza, quindi sui capitoli che riguardano cultura e istruzione, si registra un solo voto contrario nella Commissione Cultura ed è quello della consigliera Noferi del Movimento 5 Stelle. Ci sono 12 milioni e mezzo già nella previsione, dice la presidente Cristina Giachi. L'anno scorso, di questi tempi, la voce era zero. Altro tema discusso a lungo è stato quello del futuro della raffineria Eni di Stagno. Dopo il documento approvato da tutti i gruppi lo scorso ottobre, sono stati ora ascoltati i dirigenti dell'azienda, dove peraltro pochi giorni fa c'è stato un grave incidente. Dice il consigliere Gazzetti, che ha introdotto questi lavori, ci sono timori sulla salvaguardia dell'occupazione, sulla procedura di licenziamento collettivo annunciata da un'azienda dell'indotto, sulla tutela dell'ambiente e sulle strategie in merito all'economia circolare e alla transizione ecologica. L'obiettivo in questo caso è la decarbonizzazione della attività, investendo soprattutto nella produzione di idrogeno e di biocarburanti per il trasporto aereo. Dal Recovery Plan italiano viene fatto notare, però, è scomparsa la filiera relativa ai biocarburanti. La stessa commissione ha definito i canoni idrici, quelli dell'acqua, in tutta la Toscana, una definizione che vale anche per il pregresso. L'elevato numero di occupazioni senza titolo, emerse con il passaggio di competenza dalle province alla regione, ha indotto ad una proroga al 31 dicembre 2022 per il rilascio della concessione. Gli uffici regionali così potranno ultimare tutte le verifiche. La Commissione Sanità e Politiche Sociali inevitabilmente è tornata ad occuparsi della pandemia e dei vaccini. L'aumento dei casi è stato notevole nell'ultima settimana e il 16 dicembre anche i bambini dai 5 agli 11 anni hanno avuto la possibilità di vaccinarsi. I membri della Commissione hanno valutato la situazione alla luce delle informazioni ricevute dall'assessore Bezzini. L'appello resta quello a vaccinarsi per prevenire effetti gravi di questa ondata del virus. A Firenze è tornato anche il generale Figliuolo. Tutte le informazioni sull'andamento del contagio, naturalmente, sono ogni giorno nei nostri telegiornali. Tutto il Consiglio invece si prepara ad uno dei suoi momenti più solenni e importanti. Presto, infatti, la procedura formale sarà attivata il 4 gennaio, ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, sceglierà tre grandi elettori, delegati regionali previsti dalla Costituzione per il voto sul nuovo Presidente della Repubblica. Riascoltiamo su questo il costituzionalista Emanuele Rossi. È una funzione di grande rilevanza perché significa che il Presidente della Repubblica rappresenta appunto la Repubblica, forte anche delle sue autonomie. E in questo la Regione Toscana avrà sicuramente un compito particolare. Ci sono anche alcuni problemi giuridici che diventano poi politici, non secondari. In particolare, ricordo, la Costituzione impegna la Regione a eleggere tre delegati da parte del Consiglio regionale, di cui almeno uno in rappresentanza delle minoranze. Ora, sappiamo che le minoranze in Consiglio regionale sono diverse, non è soltanto una, e la scelta di quale prevarrà avrà naturalmente un significato e un peso, soprattutto in questa fase politica in cui molte regioni sono a guida di centrodestra e quindi il peso dei delegati regionali, pur essendo ridotto ancora in questo Parlamento formato da 950 parlamentari, tuttavia insomma hanno un certo peso. Naturalmente questo peso è destinato ad aumentare considerevolmente nelle prossime elezioni, quando il Parlamento non sarà più composto da 950 membri, ma, come sappiamo, da 600. Abbiamo chiesto a tutti i gruppi di dirci come dovrebbe essere fatta allora questa scelta così importante, che già venne svolta nel 2013, quando fu eletto di nuovo Napolitano per un secondo breve mandato di 2 anni, e nel 2015, a pochi mesi dalla fine della legislatura. Andarono a Roma a votare Enrico Rossi, allora presidente della Giunta in conclusione del suo mandato, Lucia De Robertis e Stefania Fuscagni. Ascoltiamo le risposte che ci danno ora i capigruppo. È un passaggio, una scelta che dovremo affrontare con il massimo rigore e con la massima ponderazione, possibilmente in maniera unitaria da parte di tutti i gruppi che siedono in consiglio, cercando di garantire nella rappresentanza, che sarà di 3 persone,
la diversità di genere e poi a partire da massimi rappresentanti della Giunta e del Consiglio sarà fatta comunque una scelta che su chiunque ricada sarà sicuramente la scelta più qualificata in grado di rappresentare la Toscana in questo passaggio così delicato come si prefigura l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. In questi ultimi giorni la discussione si è spostata anche oltre i confini del Consiglio regionale. Alcuni chiedono che siano delegati i sindaci in rappresentanza delle nostre città, altri si spingono oltre alla cosiddetta società civile. Secondo noi dovrebbero essere innanzitutto rappresentativi, appunto, proprio perché sono dei rappresentanti. E c'è un aspetto, una riflessione amara purtroppo che faccio, che gran parte, moltissimi toscani si sono astenuti alle elezioni, anche le regionali, ma si astengono anche alle politiche. E quindi significa che la società civile deve essere coinvolta. Io mi definisco innanzitutto una rappresentante dell'istituzione civica. E io credo che la società civile debba essere chiamata anche a dare il proprio contributo, quindi vedrei molto volentieri la presenza di un civico. Un delegato naturalmente sarà in rappresentanza dell'opposizione. Come dovrà avvenire questa scelta? La scelta del Presidente della Repubblica si muove su due binari, un binario nazionale, laddove il centrodestra è unito nel presentare come primo nome, come prima candidatura al Quirinale, quella di Silvio Berlusconi, e laddove non fosse Berlusconi il nome scelto, il nome deve rispondere a un semplice criterio, come detto anche da Giorgia Meloni pochi giorni fa in occasione di Atrei, ovvero quello di essere un patriota, una persona che ha a cuore la nazione italiana. Una persona che pone la patria al primo posto dei propri valori. E la cosa drammatica è che questa definizione in Italia ha fatto drizzare i capelli a qualcuno, come se qualcuno avesse interesse affinché il Presidente della Repubblica, anziché avere come primo interesse quello della nazione italiana, avesse qualche altro interesse, magari verso qualche altro paese rispetto all'Italia. E l'altro binario è il binario regionale, dove noi saremo chiamati nel Consiglio regionale a scegliere chi saranno i grandi elettori che andranno a Roma a votare per il Presidente della Repubblica. E su questo noi siamo disponibili a confrontarci con tutte le altre forze di centrodestra. Per adesso questo confronto non c'è stato, quindi per adesso non abbiamo alcuna indicazione sul nome, ma mi auguro che l'avremo quanto prima. Il leader della Lega Salvini ha sollecitato un tavolo di confronto tra i capi di partito. Certo, l'obiettivo della Lega sarebbe un altro. Noi abbiamo detto e abbiamo valutato più volte che secondo noi il Presidente della Repubblica dovrebbe essere carica elettiva e quindi ampliare ad altre figure istituzionali non crediamo sia la soluzione in realtà. Noi pensiamo che si debba ampliare i cittadini perché è una figura più alta della democrazia italiana e quindi per essere figura di garanzia proprio di tutti noi e anche di chi è fuori da questo palazzo debba essere votato. Noi pensiamo che i delegati della regione, come sappiamo, devono essere due di maggioranza e uno di opposizione, e stiamo attendendo di capire come procederà anche a livello nazionale. Aspettiamo indicazioni, certo è una bella responsabilità quella del voto del Quirinale. Molto attivo nel panorama nazionale appare Matteo Renzi di Italia Viva e il capogruppo in Consiglio regionale di Italia Viva. Cosa ne pensa di questa scelta? Dovranno essere scelti in maniera organica tra maggioranza e opposizione. Sarà il Consiglio regionale a riunirsi nella settimana fra il 10 e il 15 gennaio. Ogni consigliere avrà due voti e a quel punto emergeranno con voto segreto saranno i rappresentanti della Toscana che si abbineranno ai rappresentanti delle altre regioni e dal 19 si inizierà a votare per il Presidente della Repubblica, che auspico possa essere una figura, una donna o un uomo, di alto spessore istituzionale e politico. Si sono chiuse a Firenze le celebrazioni che il Consiglio regionale ha dedicato a Dante. C'era l'avatar divina che ha tradotto i volti in terzine nello spazio del centro Expo. C'erano anche i sindaci dei comuni coinvolti in questo periodo durato 100 giorni. A proposito di arte, c'è stata anche la presentazione del progetto Rampa di Lancio, voluto dal sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni,
ideato dal direttore del Museo Novecento di Firenze Sergio Risaliti e curato da Antonella Nicola. Tanti gli artisti coinvolti che in alcuni casi hanno donato le loro opere e peccioli, così diventa ancora di più un museo a cielo aperto. Sarà un tempo importante per Peccioli, perché porterà artisti noti, personalità che possono raccontare il presente e lo sguardo e gli occhi di un mondo che sta cambiando. Peccioli in questi anni ha fatto tanti investimenti per porre il cittadino al centro e non è un caso che parte di questa mostra sarà proprio nel Palazzo Senza Tempo e su quella magnifica vista che è stata costruita lì nel comune di Peccioli. Noi è da tempo che lavoriamo sull'arte contemporanea, lavoriamo sull'idea che Peccioli possa rappresentare una tappa importante all'interno dell'arte contemporanea, perché crediamo che il valore di un centro storico come il nostro, l'impostazione medievale nel mezzo della campagna toscana possa trovare un dialogo importante con l'arte contemporanea. Anzi, l'arte contemporanea può valorizzare anche, cioè questa toscanità può valorizzare anche i centri storici che quindi la storia ci ha consegnato come delle cose molto importanti e di valore. Altre immagini dal Palazzo del Pegaso per una premiazione speciale, quella della squadra di Sitting Volley della Dream Volley di Pisa. È la squadra più forte d'Italia, una delle più forti del mondo. La Sitting Volley, la pallavolo da seduta, una disciplina paralimpica gestita dalla Federazione Pallavolo. La particolarità è che disabili e normodotati giocano insieme, semplicemente tutti seduti per terra su un campo più piccolo e con la rete più bassa, senza l'utilizzo di alcun ausilio. Un ottimo strumento per simboleggiare anche l'integrazione. Per noi è una grossa soddisfazione, perché da quando siamo nati abbiamo investito in questo sport che è il sitting volley, che è veramente molto inclusivo, ed essere oggi qui è una grande soddisfazione. Il nostro movimento è cresciuto all'interno, abbiamo delle ragazze che sono alle Paralimpiadi, quindi insomma siamo veramente molto contenti del risultato. A proposito dei ragazzi, il Presidente del Consiglio regionale ha partecipato alla cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate a Sara Taddei, scomparsa in un incidente stradale nel 1997. La famiglia ha voluto istituire questo premio per gli studenti del Pesenti di Cascina. Ecco le nostre immagini. Per Mazzeo questa è anche l'occasione al nostro microfono di ribadire l'impegno che tutto l'Ufficio di Presidenza intende perseguire in questo mandato con i più giovani al loro fianco. Noi crediamo che per costruire la Toscana di domani abbiamo bisogno delle lenti dei ragazzi di oggi. Per farlo nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, approveremo una norma per disegnare la fotografia della Toscana del 2050. Vogliamo farlo attraverso le lenti di chi oggi ha 10, 15, 18 anni, perché sarà la loro Toscana, quella in cui vivranno. Intanto quest'anno abbiamo deciso di utilizzare 2 milioni di euro derivanti dai risparmi, dei costi della politica, dell'organizzazione, per investire su 4 iniziative che coinvolgono i giovani, dalla street art a centri sociali di aggregazione giovanile. Noi pensiamo che sia necessario costruire tutti insieme la nostra comunità. Lo facciamo andando nelle scuole, nella lotta contro le criminalità organizzate, a sostegno della legalità. Lo facciamo portando sempre nelle scuole la Costituzione. Lo facciamo combattendo i linguaggi d'odio, perché la cultura civica di ciascuna delle ragazze e di ciascuno dei ragazzi sono l'architrave di quello che noi siamo e di quello che noi vogliamo essere. Noi ci rivediamo venerdì 24 dicembre, sempre dopo il TG della sera alle 21.15. Sarà l'occasione anche per farci gli auguri di Natale, prima dell'ultima puntata dell'anno in onda eccezionalmente di giovedì, il prossimo 30 dicembre.